Allora, vieni, mettiti al centro così Aspetta qua ci muovo. riprendono. Prova, prova. Lui è uno tosto, eh? Quindi dopo Ok. domande. Niente? No? Devi Prova, prova. premere e togliere il Sì, muto dal tasto di sopra. Eccolo Allora, qua. aspetta che... Gira slide, ce l'ha lì a destra. Alex è Ok. uno tosto di quelli che bisogna fargli le domande scomode. Mi raccomando, preparatevi, Adrià, prepara le domande. Ma secondo me con la barra ti gratti sopra un po'. Aspetta, qual è il puntatore? Il pulsante, quello lì è il puntatore, sì. Eccolo là, sì, ce l'abbiamo. Ok. Va bene, un applauso ad Alex. Buon lavoro. Grazie. Buongiorno a tutti, io mi chiamo, beh, Alex, lo sapete, Comba. Sono laureato in matematica e lavoro per Agile Business Group, che è uno dei partner storici in Odoo. Lavoro con Agile 2012, prima su OpenRP, oggi su Odoo. Sono inoltre membro delegato OCA e membro di diversi PSC al suo interno. Allora, titolo della presentazione. Tutto quello che avreste voluto sapere su OCA, ma non l'avete mai osato chiedere. Ovvero, sette grandi domande ci porteranno a vedere insieme quelle che sono le curiosità di chi collabora su OCA già da un po', così come ciò che può risultare ostico al newbie. Vedremo inoltre i principi che sottendono alla reciproca partecipazione, i meccanismi e le procedure per muoversi in modo consapevole e costruttivo al suo interno, sia in ambito internazionale che nello specifico qui in Italia. Prima domanda, cos'è OCA? Visto che ne abbiamo parlato tanto, vediamo nel dettaglio che cos'è. Allora, OCA è un acronimo che sta per Odoo Community Association ed è un'organizzazione non profit, la cui missione è supportare lo sviluppo collaborativo delle funzionalità di Odoo e promuoverne lo sviluppo nel mondo. Lì qua, scusate, qua vedete il suo sito che a breve subirà un forte restyling. Allora, vediamo come è organizzata. Si è parlato di PSC, ieri Pedro ne ha parlato, quindi vediamo che cos'è. Più banalmente può essere definito come team, cioè un'area isolata di OCA in cui si può lavorare. Esistono sette grandi categorie, anche qua, di team, c'è il team functional, vertical, localization e altri che leggete lì. Ogni team può essere composto da uno o più progetti e la cosa che interessa di più a noi sapere è che ad ogni progetto corrisponde un repository su github.com/oca. Qui in basso ho evidenziato, diciamo, alcuni dati che ritengo importanti condividere con voi. Allora, il numero di team è 141 attualmente, questo è uno screenshot che ho fatto qualche giorno fa, quindi direi che è decisamente attendibile, ai quali corrispondono 208 progetti, ovvero 200 repository. E ci sono 1.000 persone che coinvolte in OCA. Allora, quindi, progetto corrisponde a un repository. Vediamo un caso pratico, che è quello della localizzazione italiana. Allora, qua abbiamo quindi il team che appartiene, diciamo, alla categoria localization, ed è quello della localizzazione italiana, al quale corrisponde questo PSC, composto da quanti siamo? Nove figure, di cui il rappresentative che è Lorenzo Battistini, più altri. E sotto vedete appunto il progetto di riferimento, che è OCA L10N-Italy. Questo è il cuore della localizzazione italiana, ovvero il repository. Allora, caratteristica di ciascun repository di OCA è quello di avere dei moduli raggruppati per versione, raggruppati per branch, dove ad ogni branch ovviamente corrisponde la versione. Qui ho evidenziato il branch 14.0, quindi questi sono i moduli per la versione 14.0,
al momento rilasciati. Nota, questo branch adesso è da qualche settimana il branch di default, quindi se accedete a Oka L10N Italy, questa è la situazione che compare. Allora, ho voluto mettere questa domanda perché mi sembrava interessante, perché spesso si fa confusione fra cos'è Oka, si parla di Oka Italia, Odoo Italia, sono la stessa cosa? No, non sono la stessa cosa. Allora, Odoo Italia, che qui ci ospita, è un'associazione che è nata nel 2001, che ha come scopo principale quello di diffondere, di promuovere l'utilizzo di Odoo in Italia. Inoltre si pone come obiettivo il dare una forma strutturata alla community italiana fornendo supporto e risorse. Ma la cosa più importante, quindi quella è stata la nostra scelta, è di coordinare lo sviluppo dei moduli di localizzazione italiana che si trovano sul repository che abbiamo visto prima. Quindi questo è il punto di intersezione fra le due realtà, fra Oka e l'associazione Odoo Italia. Se ne è già parlato ieri, questo è il canale Discord dove avvengono, diciamo, tutte le discussioni. Questo è il messaggio di benvenuto dove sono riportate alcune informazioni. Qua ho voluto evidenziare in particolare questa, ne abbiamo parlato già anche ieri, ne avete spoilerato diversi argomenti. Ogni venerdì ci troviamo per discutere dei lavori relativi alla localizzazione italiana. Diciamo negli ultimi mesi la chiamata verteva esclusivamente sulla migrazione ai moduli 14.0, che ieri ho sentito qualcuno diceva siamo venuti lì ma non si capisce nulla perché hanno per scontato. Allora sì, è vero, perché in quel frangente si parlava di migrazione. Potrebbe aver senso magari fare, ci sono canali dedicati per discutere di altre tematiche. Odoo Italia, diciamo, se ne è parlato, ha istituito dei bandi, ha coordinato la localizzazione italiana e diciamo che ha implementato l'idea di community, ne abbiamo parlato in modi diversi. Qui potete vedere qual è, in realtà volevo farvi vedere questa qua, sul discorso di community. Allora, qua è il canale Discord e questo qua rappresenta il momento, uno dei momenti più, secondo me, più salienti che ho voluto fotografare con questo screenshot del lavoro che abbiamo svolto come Odoo Italia su Oka, vale a dire il merge di questo modulo, L10NT Fattura PA, che rappresenta un po' il cuore di tutta la localizzazione, cioè è il modulo base su cui si basano tutti i moduli della fatturazione elettronica. E oltre a questo vi faccio vedere che qua in Discord ci sono diversi attori, quindi è proprio questa l'idea di community che Odoo Italia ha voluto implementare. Faccio un passo indietro velocemente. Questo è una issue di migrazione. Ogni volta che esce una nuova migrazione in Oka viene rilasciata una issue che fa riferimento diciamo alla versione precedente, quindi OkaBot praticamente va a scansionare tutti quelli che sono i moduli presenti nel branch, diciamo, della versione precedente e li elenca in questa lista. Qua l'abbiamo integrato, come sapete non è ancora del tutto completata la migrazione alla 14.0, mancano ancora alcuni moduli. Qui potete vedere appunto lo stato di avanzamento, sono al momento 41 di 56. Molti di questi, ma manca pochissimo per essere mergiati, e tra questi ci sono anche dei nuovi moduli. Perché contribuire ad Oka? Allora, perché ci sono diversi vantaggi nel contribuire ad Oka, vediamoli. Innanzitutto, contribuendo ad Oka si ha maggiore visibilità. Questo perché tutti i moduli che vengono rilasciati sotto Oka, sono visibili dove? Su Odoo App Store, su OCA App Store, sui repository GitHub di Oka, su PyPI. Aggiungo qui un altro vantaggio che ho dimenticato. Lavorare su Oka è un vantaggio perché consente di sfruttare
l'infrastruttura di Oca, che vedremo un po' meglio nel dettaglio nelle slide successive. Maggiore qualità e affidabilità, se ne è parlato anche questo. Tutto il lavoro che viene proposto su Oca viene sottoposto a rigorose code review, anche di questo ne abbiamo parlato. Ma non deve essere un aspetto negativo, è un vantaggio il fatto che sia sottoposto a rigorose code review, perché questo garantisce al codice di essere clean e manutenibile. Non solo, proponendola su Oca si ha accesso a, diciamo, a degli utenti qualificati che possono contribuire al miglioramento dell'esperienza funzionale. Così come i membri della community possono realizzare bug report e fix, rendendo così la soluzione stabile e affidabile. Un altro vantaggio, non indifferente, la riduzione dei costi. I costi di sviluppo e di manutenzione non vengono così sostenuti solo da un'azienda, ma suddivisi da tutte quelle che partecipano ad Oca. Questi comprendono bug fix, migrazioni, miglioramenti funzionali. Ultimo vantaggio, si parlava ieri di formare delle risorse. Un buon modo per formare le risorse, secondo me, è quello di lavorare su Oca, perché in Oca si ha l'opportunità di lavorare con i massimi esperti di Odoo. Ad esempio lavorare con Pedro, potete quindi imparare da loro e voi stessi insegnare ad altri. Qua ho messo delle altre soft skill che si possono acquisire, la comunicazione, anche in inglese, quasi sempre in inglese su progetti che non riguardano la creazione italiana, collaborazione, lavoro in team, problem solving, empatia e non ultimo, testare birra trappista belga. Come contribuire ad Oca? Allora, qui non entrerò, non spiegherò i comandi Git per come farlo, ci sono altre mie presentazioni in cui lo spiego, quindi starò, diciamo, ad un livello più alto. Allora, innanzitutto si possono aprire nuove issue. Da qualche giorno, se provate ad aprire una nuova issue su un qualsiasi repository Oca, trovate due template, che sono questi, bug report e feature request. Qui ho messo dove risiedono questi template. Quindi, con il primo, potete segnalare un bug. In questo template, vi faccio notare che questo template in automatico assegna alla issue l'etichetta bug e la cosa più importante è indicare gli STR, cioè gli step per riprodurre il problema. Quindi non basta dire io ho questo problema. Anzitutto devo replicarlo su Rambot, vedremo meglio dopo che cos'è, e soprattutto indicare gli step per riprodurli, perché questi servono alle persone, diciamo, a quelli che lavorano su Oca per risolvere il problema. Secondo, l'altro template, issue feature request. È possibile fare una richiesta di design e di nuove funzionalità. Qui, vabbè, l'avevo già detto 2 anni fa a Firenze, diciamo che le linee guida di Oca prevedono che nel titolo si metta RFC, che sta per Request for Comment. In sostanza, quindi, si può fare una issue anche per richiedere delle nuove funzionalità, in cui poi andare a discutere e progettare la funzionalità assieme. Tradurre. La traduzione in Oca viene fatta con Weblake. Qui è il sito dell'associazione in cui è stato installato Weblate. Questo screenshot è estrapolato dal readme file del modulo della fattura elettronica emissione e ho voluto evidenziare questa parte perché cliccando su questo badge automaticamente si apre Weblate, quindi è facile poi così poter tradurre il modulo. Non l'ho messo qua, ma come ci sono due requisiti per quanto riguarda la traduzione, avere un account GitHub e chiedere di Radoca quale linguaggio si vuole tradurre. Una nota tecnica, se fate delle modifiche, fate delle PR, non modificate mai i PO file, perché si potrebbero verificare dei conflitti. L'unica eccezione è quando creato un nuovo modulo, allora lì potete inserire la modifica al PO file. Per chi non lo sapesse, il PO file è il file che contiene le traduzioni.
creare delle PR, ovvero delle pull request. Allora, che cos'è una PR? Una PR è il modo per comunicare che abbiamo apportato o abbiamo iniziato a lavorare su delle modifiche che vorremmo venissero incluse nel progetto. Queste modifiche possono essere di diverso tipo, possono riguardare, può essere un bug fix, può essere un'aggiunta di una nuova funzionalità o di un nuovo modulo, oppure la migrazione di moduli. Allora, per chi non sapesse come creare una PR, come ho già anticipato, non starò qui a dirvelo, perché richiederebbe troppo tempo, ma qui potete trovare una guida che è sul sito di Utalia, in cui ci sono scritti i vari passi per creare una PR. Una volta che si crea una PR, si può testare la PR. Si può testare la PR per fare review, vedremo dopo che fare review è un altro modo di contribuire, e per farlo, o anche semplicemente per provare la funzionalità. Per accedere a Rambot, allora bisogna andare, diciamo che questi, ad ogni commit su una PR vengono eseguiti in automatico tutta una serie di controlli, tra cui quello, diciamo, la creazione di un'istanza Rambot con le modifiche che fanno riferimento a quel commit. Per poter accedere a Rambot, cioè per poter avere una build di Odoo, è sufficiente cliccare qua sul link details, a questo punto sul pulsantino blu si ha la possibilità di autenticarsi su un'istanza Odoo con le credenziali admin. Fare review delle PR. Allora, questo è un passaggio fondamentale. Questo perché si è parlato di tutte queste PR che sono lì, che nessuno li mergia. Sì, è in parte vero, ma forse perché qualcuna di queste non soddisfano, diciamo, questi due requisiti principali. Ovvero, devono superare tutti i continuous integration checks, che sono questi qua, che ho elencato, e ottenere un numero minimo di approvazioni, che è definito in questa pagina, in cui in sostanza, in base al livello di maturità del modulo, è definito qual è questo numero minimo di approvazioni. Anche qui abbiamo fatto, come Odoo Italia, una guida per aiutare chi non l'ha mai fatto a fare una revisione, e poi invito tutti a seguire il talk del mio collega Simone, in cui si parlerà di come deve essere fatta una review. Quindi su questo non mi dilungo più di tanto. Uno dei modi per contribuire è come si migra un modulo. Allora, l'attività di migrazione è un'attività che ricorre frequentemente, diciamo, nell'ecosistema Odoo, perché, come già sapete, Odoo, l'ha detto ieri, mi pare, Davide, ha questa politica di rilascio annuale. Quindi ogni anno, come OCA, ci troviamo di fronte a, diciamo, l'incombenza di dover lavorare alla migrazione dei moduli. Allora, come si fa? Qui un po' tecnico, cercherò di delinearlo, poi comunque le slide saranno pubblicate, quindi avrete modo di fare riferimento ai link presenti. Allora, la cosa principale è comunicare sulla issue di migrazione, qui ho riportato quella italiana, che volete iniziare a migrare quel modulo. Volete iniziare ad occuparvi della migrazione di quel modulo lì. Qui ad esempio, l'ho scritto, saranno 10 giorni fa, questo modulo, quindi ho detto a tutti, inizio a migrare questo modulo qua. Poi, non appena si ha la PR pronta, la si collega, come in questo caso, al messaggio. La PR può essere anche in draft. Questo è molto importante, questo primo step, perché serve comunicare agli altri, mi sto prendendo in carico questo lavoro, e non farlo tu. Quindi è un modo per coordinarsi. Da un punto di vista tecnico, cosa bisogna fare per migrare un modulo? Allora, in OCA è fondamentale preservare la commit history, cioè riportare tutta la storia dei commit, tutti i commit
da un branch ad un altro. Quindi se io sto migrando dalla versione 13 alla 14, la prima operazione è quella di preservare la commit history, cioè riportare in blocco tutta la storia dei commit. Poi bisogna applicare delle modifiche relative al framework. Queste, come ha già detto ieri Pedro, mi pare, sono elencate in questi documenti di migrazione. Vedete che per ogni versione OCA rilascia questi documenti. Piccola nota, se sto migrando da una versione, ad esempio dalla 12 alla 14, non è sufficiente guardare solo le note di migrazione della 14, ma bisogna guardare anche quelle della versione intermedia. Anche questo ne ha parlato ieri Pedro, esiste questo tool in OCA che si chiama Odoo Module Migrator. Qui vedete il suo help, in sostanza consente di migrare da una serie di moduli, da una versione iniziale a una versione target. E poi altra opzione, ad esempio, fare questo format patch, che è nient'altro che preservare la history, quello di cui parlavo prima, più altre opzioni. Qui vedete come installarlo, non è completo, cioè ci sono alcune cose che ancora non sono state implementate. Però è un'ottima base di partenza, quindi potete partire da questo e poi andare ad applicare altre modifiche che sono, le vediamo dopo. Queste sono, quindi oltre alle modifiche relative al framework, ci sono anche modifiche relative alla struttura del database, queste dovute ad Odoo stesso. Qui ne avevo parlato già anche a Firenze. Ci si può fare aiutare da Open Upgrade, ne parlerà oggi pomeriggio Pedro. In ciascun modulo di Open Upgrade, adesso è un po' cambiata nella 14 la struttura, qui è già per la 14, è presente questo file di analisi in cui sono elencate tutte le modifiche allo schema del database che coinvolgono quel modulo. Step conclusivi. Allora, dopo che si sono fatte tutte queste cose qua, la prima cosa è provare a installarlo su un'istanza. Andare a vedere se ci sono degli errori, dei warning e correggerli. Quindi ripetere questo processo fin tanto che tutti quanti gli errori warning sono stati eliminati. Eseguire gli unit test in locale e quest'ultimo, è questo punto che è molto importante, sul readme file, se ne parlava prima. Quindi una volta che ho fatto, io sono uno sviluppatore, mi occupo della migrazione, faccio tutte le cose che ho detto, arrivo in fondo, ho il mio modulo che è, sta in piedi, non dà più errori, lo installo, è pronto per essere, diciamo, proposto come PR su OCA? No. Devo andare a testare, la cosa più importante, le funzionalità del modulo. E questo lo si fa facendosi aiutare dal readme file. Quindi capite come il readme file ricopra all'interno del sistema OCA un ruolo fondamentale, perché non serve solo all'utente finale per utilizzare al meglio il modulo, ma serve anche agli sviluppatori che si occupano della migrazione nel riuscire in questo task. Pertanto diciamo che il readme file non dovrebbe essere quasi mai fatto da uno sviluppatore, o meglio, dovrebbe essere fatto di concerto con una figura funzionale. Quindi quando si rilascia un modulo, una delle cose più importanti su cui portare molta attenzione è quella del readme file. Come siamo con i tempi, Andrea? Allora accelero. Come ci si comporta in OCA? Beh, qui ho messo il codice di condotta di OCA stesso. Alcune note tecniche sono riportate in questo link. Anche qui c'è scritto di andare a leggere e seguire le regole che sono definite in quel module maturity levels, che vi invito ad andare a leggere, e più altre cose. E ho riportato queste due indicazioni che secondo me sono alla base di chi vuol contribuire ad OCA, soprattutto da un punto di vista, diciamo, tecnico, il primo. Quindi quando si fanno delle modifiche al codice, sia nei commenti, sia nel messaggio di commit,
mai scrivere cosa si è cambiato, perché quello si evince dal diff, ma la cosa più importante è dire perché ho fatto quella modifica. Questo, qua vedete Pedro, che non c'è, gliel'ho fatto vedere ieri sera a cena, ha detto che andava bene. Prima di chiedere delle review, quindi prima di pretendere delle review, bisogna guadagnarsele le review. Qua, infatti, vedete, se provate a pingare Pedro, Pedro vi risponde così. Cioè, qua pingavano il suo team, Tecnativa, e gli hanno detto che è buona cosa, prima di chiedere la review, chiedere farne in cambio due o tre. Quindi questo è uno dei principi basilari per far sì che Oka vada avanti, perché va bene che siamo tutti dipendenti, però questo siamo dipendenti, ma ci sono anche altre persone che lo fanno volontariamente. Volontariamente o dipendenti che lo fanno, ritagliano un pezzo della loro giornata lavorativa per fare queste cose qua, quindi non si possono applicare interamente. Quindi è importante che tutti quanti diano il proprio contributo. Vado velocemente, queste sono delle novità. Cos'altro mi serve sapere? Questa non l'ho fatta io, l'ha fatta Stefan Bidul, che è uno delle figure, diciamo, più autorevoli in Oka, fa parte del board, l'ha presentato recentemente agli Oka Days. E praticamente questa è la struttura, l'infrastruttura di Oka. Quindi qua c'è GitHub, come interagiscono le varie parti. Quindi vedete qua c'è Rambot, c'è il bot, c'è PyPI, e questo blocco qua è quello che ha a che fare con i repository e le pull request. Quindi il sistema di continuous integration è Travis, e a partire, diciamo che in parallelo si può utilizzare anche GitHub Actions. C'è un layer di pre-commit che va, anche questo viene eseguito con una GitHub Action, che va a controllare la qualità del codice, più una parte di testing. Qui ho messo, anche questo è una novità, è un template che si basa su Copie, che praticamente consente di uniformare le varie configurazioni su tutti i repository, cioè tutti i dot file, quelli che sono relativi alle configurazioni, così vengono distribuiti in modo uniforme. Possono essere anche scriptati. Infatti qui lo stesso Bidul annunciava che la creazione dei branch 14 venivano fatti utilizzando copie template. Piccolo disclaimer, se volete fare una proposta per modificare i dot file del repository, di un qualsiasi repository, non fatelo manualmente, ma aggiornate il template, il repository, utilizzando questo comando copie update. Sono quasi arrivato in fondo. Allora, da partire dalla 14.0 mi sono divertito in queste settimane, mentre preparavo le slide, ho aggiornato i file di configurazione, quindi chiedendo nel PSC abbiamo deciso di passare a GitHub Actions. La ragione fondamentale, allora, il motivo per cui Oka vuole migrare a GitHub Action è una questione economica, perché Travis costa parecchio, e quindi, mentre GitHub Action non costa, al momento non costa nulla, quindi la ragione fondamentale è questa qua. Hanno fatto tutto uno sviluppo, hanno creato delle immagini Docker, che potete trovare qua, Oka-C, che in sostanza hanno due caratteristiche principali: sono indipendenti da uno specifico C runner, e su di esse è preinstallato Odoo e OCB. Queste le GitHub Action, che sono adesso presenti sul branch della 14, le potete trovare in questo folder, quindi .github, vedete l10nitaly.github/workflow, e ce ne sono tre. Questa è quella di pre-commit che c'era prima, e poi ci sono queste due nuove, stale e test. Questa è quella di test. Se l'aprite, per quelli più tecnici, vedrete che è molto semplice da comprendere. Sono indicati tutti gli step, tutti i test che vengono eseguiti. Qua ho evidenziato due nuovi check che sono stati aggiunti, nello specifico il controller check licenses
è il Check Development Status, che è quello che dicevo prima. Ne esistono sostanzialmente quattro livelli, cioè può essere Alpha, Beta, Production Stable e Mature. E controlla che il modulo e le sue dipendenze siano compatibili. Infatti abbiamo dovuto fare delle modifiche, perché quando abbiamo rilasciato non era ancora attivo questo controllo, e quindi non abbiamo dato importanza al development status. Invece è molto importante. Andate a leggervi che cos'è il development status, o anche detto maturity level. Perché, diciamo, quella è una sorta di certificazione. Io dico, il modulo è stable, quindi lo posso installare su produzione. È una certificazione, diciamo, rilasciata da Oka. L'ultimo punto è questo stale, che praticamente questo aiuta i maintainer, e non solo, va un po' a mitigare questo fenomeno delle molte PR lasciate abbandonate. Come vedete qua, da qualche giorno, anche sul repository della locazione italiana, sono comparsi questi messaggi di GitHub Action, che in sostanza dicono che le issue e le PR più vecchie, rispettivamente di 6 mesi e di 4 mesi, vengono, diciamo, etichettati come stale, e se entro 30 giorni l'autore di quella PR o di quella issue non fa nessuna azione, vengono eliminate. È tutto, grazie dell'attenzione. Grazie Alex. Allora, questo è uno dei punti di partenza, no? Per contribuire. Si parlava ieri, qualcuno mi ha chiesto informazioni, come posso fare i primi passi? Sì. Allora, studiate bene le slide di Alex. Ovviamente tutto il materiale di queste 2 giorni noi lo pubblicheremo, le slide saranno pubblicate subito. La settimana prossima, sì. I video, aggiungo se mi permetti, ci sono quelli anche di Firenze. In realtà molti punti che ho toccato qui li avevo già approfonditi a Firenze, quindi ho aggiunto delle cose nuove. Avevo fatto anche una cosa simile a Roma. Vabbè. Quindi quelle di Roma non sono su SlideShare, comunque se vi servono, non sono aggiornatissime. Le possiamo recuperare. Insomma, le ho fatte così in maniera un po' più approfondita, anche per fornire una documentazione. Quindi collegatevi sul sito doitalia.org, nella sezione risorse trovate tutte le slide dei vari eventi che facciamo. Ovviamente adesso recuperiamo quelle del 2014, perché anche se facevamo riferimento a U8, se non mi sbaglio, all'epoca era anche... Sì, okay. Sì, comunque, però non è cambiato molto, diciamo che il modo di contribuire è sempre quello lì. Certo, che cambino. Sì, se mi permetti, aggiungo ancora una cosa, non voglio poi rubare troppo spazio a Simone, dopo. Quindi è importante collaborare ad Oka per tutti quei vantaggi che abbiamo visto, ma proprio per l'infrastruttura di Oka. Cioè, io sottopongo una mia modifica, deve superare rigorose review e i controlli che ci sono. E questo poi dà come risultato dei moduli di alta qualità. Chiaro. Quindi, insomma, da qualche parte bisogna pagare il costo. Però se lo facciamo tutti quanti, ovviamente il costo viene suddiviso. Bisogna provare, bisogna sbagliare, bisogna capire dove si sbaglia, e poi da lì ripartire per andare... Per me sì, se abbiamo... Vai. Abbiamo qualche domanda, giusto per chiudere. Quando si fa una revisione a un modulo, può capitare che uno faccia una proposta e si accorga di bug. Conviene fare pull request separate o una che contiene sia modifiche che correzioni? Non so se ho reso... Modifico, correzioni, cosa intendi? No, a me è capitato, faccio un esempio molto pratico, sull'Intrastat abbiamo voluto implementare una cosa. Sì, un paio di errori. Hai fatto una PR, sì, che tra l'altro, sì. Poi è rimasta lì perché non ho capito bene, cioè mi manca un po' questo meccanismo. Sì. Però una domanda è, conviene fare 2 PR separate o conviene fare una PR che contiene sia correzione di errore che implementazioni? Allora, se vuoi correggere, tu fai la review ad una PR, vedi che c'è qualcosa che non va, innanzitutto puoi scriverlo, quindi facendo la review. Quindi metti, praticamente non approvi la review... Metti che... Io sono un approvatore. Allora, infatti, allora non è che le approvazioni, non l'ho detto, ma possono essere fatti da chiunque. Sì, cioè non è uno del PSC, cioè non è che possiamo solo farle noi. Quindi chiunque di voi può fare le review.
poi Simone a breve vi spiega bene come farlo. Quindi questo dubbio era importante chiarirlo. Quindi chiunque può fare la review. Deve. In quelle regole che ho passato velocemente c'è scritto che almeno una di queste review deve essere fatta da un membro del PSC, questo sì. Quindi rispondendo a te, due. Una, puoi fare la review e puoi dire io so come fare le modifiche, fare una PR alla PR. E poi l'altra, una PR per fare eventuale altre implementazioni. Ma mi sbaglio o al momento che fai la review puoi anche proporre Simone. Modifica? Sì. Fai la proposta dicendo questa cosa qua secondo me andrebbe fatta così. Sì, puoi suggerire delle parti di codice. Senza fare un'altra PR sopra, fai la review tua dicendo guarda che secondo me qua sarebbe... Fai proprio il commento, sostituendo la riga, il programmatore vede, lo può approvare la tua. C'erano... Mi mancava per esempio il discorso dell'approvazione. Su GitHub comunque, anche sul repository di Cinesi, ce ne sono tanti di casi in cui sulle PR ci sono commenti dove ci si propone il codice. No? Sì, l'ho detto ieri a Pedro, sì. Non solo i membri del PSC, non solo i maintainer di Oka, ma anche il maintainer del modulo. Quindi potete proporvi come maintainer. C'era una feature che ha implementato in parte Lorenzo, che adotta un modulo, una donna. Al momento è silente, non funziona perché spammava. Gli ho chiesto a Stefan Bidul. Però era quella, cioè... OkaBot vede che un modulo non ha nel file manifest, non è dichiarata la chiave maintainer, allora dice proponiti come maintainer. Se diventi maintainer, per proporsi come maintainer è facile, fai una PR dove semplicemente cambi nel manifest file la chiave maintainer, aggiungi, metti maintainer e metti il tuo account GitHub. Ok. Tu vieni qua a fare il relatore e fai le domande. Sì, viene fatto dal pre-commit. È automatica? Sì, quello è automatico, è così dalla versione... No, è così dalla versione 13. E la particolarità di quel pre-commit che può essere eseguito localmente su qualsiasi PC. Prima c'era, non riusciva a integrarlo nell'IDE, invece adesso anche quello è standardizzato. Quindi è molto facile, io eseguo il pre-commit e mi dice quali errori sto facendo e quindi posso commentare. La domanda cioè, lui viene qui per fare il relatore e ti fa le domande. Mi fa la domanda. Ma in ufficio vi parlate oppure non? Vuoi fare integrazione? Vai. No, mi autorubo del tempo, però giusto per chiarire, hai parlato cos'è Auditalia, cos'è Vieni qua, vieni qua. Vieni, vieni. A un certo punto hai detto qualcosa su OCB, che sì. Potrebbe confondere un po'. Vai, spiega tu cos'è. No. Sì, cos'è OCB? Gli altri, no? OCB è un PSC, cioè il PSC The Backport, e in sostanza è anche lì un acronimo, agli informatici piacciono molto gli acronimi, addirittura a volte gli acronimi ricorsivi, è un acronimo che sta per Odoo Community Backport, vale a dire delle patch che Odoo non vuole mergiare su quel branch vengono mergiate in OCB. E quindi i test vengono eseguiti sia nei C-checks che ho fatto vedere, ce n'è uno sia per con la build di Odoo e sia con una con OCB. Ok, facciamo un grande applauso ad Alex. Grazie. Allora, metti un minuto sopra per